واش كان عمركم لقيتو شي صعوبات انكم تحاولوا تفهموا كيفاش تتعاملوا مع الصحه ديال وليداتكم؟ انا سميتي سعاد، واليوم بالمساعده ديال لورينسا اللي هي طبيبه اطفال ومساعده في امريف، غادي نحاولوا نتفاهموا معكم ونفهموكم ونعطيكم نصائح باش تتعاملوا وتفهموا اكثر الصحه ديال الاولاد ديالكم. Ciao, sono Lorenza, sono una pediatra, lavoro all'ospedale di Cirié. Volevo chiedervi cosa vi piacerebbe sapere. في إيطاليا جميع الأطفال عندهم الحق أنه يكون عندهم الطبيب المختص فيهم. كيفاش نقدروا نديروا باش يكون عندنا الطبيب مختص للأطفال ديالنا؟ Sì, hai ragione. In Italia il medico che si occupa dei bambini si chiama pediatra e tutti i bambini hanno diritto ad averne uno, sia gli italiani che gli stranieri, sia gli stranieri regolari col permesso di soggiorno, sia quelli irregolari che non ce li hanno. مزيان، ولكن كنفكر كيفاش شحال من خطره خاصني ندير وشنو هما الاوراق اللي خاصني نجمع باش انني نقيد ولدي عند طبيب الاطفال. Sì, hai ragione. Cerchiamo di capire un po' come funziona. Se sei regolare, puoi andare all'ASL, richiedere il tesserino sanitario e con quello potrai scegliere il tuo pediatra. Se invece sei irregolare, dovrai andare nel centro ISI più vicino a te, a Torino, e richiedere una tessera STP e con questa il tuo bambino potrà avere diritto al pediatra nei consultori pediatrici. Ah, جد مهم. ولكن فين كيتواجدوا هاد مراكز الايزي هنا في تورينو؟ I centri ISI a Torino sono due, in Lungodora Savona 24 o in Via Monginevro 130. Anche tu da genitore potrai andare là, richiedere il tesserino STP anche per te stesso per avere le cure ambulatoriali nei centri ISI. في حالة ولدي عنده ديجا الطبيب ديالو، كيفاش نقدر نتعامل باش انني نتصل بالطبيب؟ Quando scegliete il pediatra vi verrà dato un tesserino su cui saranno segnati i loro numeri di telefono e gli orari in cui sarà presente in studio. Più o meno sono dalle 2 alle 4 ore tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Negli altri orari sarà presente una segreteria telefonica. Dal lunedì al venerdì dalle 8 circa del mattino fino alle 19 di sera, il sabato invece dalle 8 alle 10 del mattino. Negli altri orari invece bisognerà rivolgersi alla guardia medica di Torino o invece in caso di vere e proprie urgenze andare in pronto soccorso. انا كنت عارفه ان طبيب الاطفال كيقدر يبقى معاك حتى تولي عندك من 0 حتى ل 14 عام، علاش بالضبط هاد السن وعلاش بالضبط خاص يكون طبيب مختص لهاد السن؟ Perché tutti i bambini devono fare dei regolari controlli di salute che si chiamano bilanci di salute, proprio per controllare la crescita, lo sviluppo neuromotorio, per vedere chi inizia a camminare in modo adeguato, chi inizia a parlare bene. E inoltre il pediatra deve fare prevenzione, quindi deve andare a individuare quelle situazioni di rischio per lo sviluppo di possibili patologie. آه مهم، يعني زيارة الروتينية اللي خاصني ندير للوليدات فاش يلا تزادوا كتكون مهمة باش أنني نعرف النمو ديالو واش غادي مزيان ولا ما مزيانش. ولكن من غير هذا، في حالة لكانوا وليداتنا مرض، واش عندي الحق أنني نتصل بطبيب الأطفال؟ Sì, certo, assolutamente. Il pediatra deve essere la prima persona a cui vi dovete rivolgere se il vostro bambino sta male e sarà lui che deciderà, in base alla chiamata, in base al racconto dei sintomi del vostro bambino, se può vederlo già il giorno stesso o se magari vi programmerà una visita nei giorni successivi. فاش الأطفال ديالنا كيمرضوا كنتخلعوا وكنفكروا دغيا أننا نمشيو للمستعجلات أو بالأحرى البرونتو سوكورسو. إمتى بالضبط خاصنا نمشيو للمستعجلات؟ È normale che ci si spaventi quando il proprio bambino sta male, però è importante prima di tutto stare calmi, cercare di contattare il proprio pediatra per capire se c'è bisogno di una visita urgente o meno. Ad esempio, la febbre che spaventa tanto i genitori in realtà non è di per sé un motivo di urgenza e preoccupazione. Un bambino con la febbre, anche alta, ma che è tranquillo, non è un motivo di allarme, anche se ha 40 di febbre. Gli diamo la tachipirina, la febbre scenderà, lui starà meglio e potrò farlo vedere dal pediatra il giorno dopo. Se io invece ho un bambino che ha anche solo 37,5-38, ma è molto stanco, molto affaticato, molto in malessere, ovviamente quel bambino è un bambino da far vedere nel giro di 24 ore. Se non può il pediatra, dovrete portarlo al pronto soccorso. Un altro caso importante è il bambino sotto i 3 mesi di vita che deve sempre andare in pronto soccorso, perché la febbre in un bambino piccolo può nascondere delle infezioni molto gravi. Un'altra cosa che preoccupa spesso i genitori è la tosse, ma la tosse di per sé non è un motivo per andare in pronto soccorso, ma lo è se c'è la difficoltà respiratoria. E come lo vediamo? Vediamo dei bambini che non solo tossiscono, ma respirano molto in fretta, quindi hanno una frequenza respiratoria molto aumentata, spesso fanno un buchino qua sotto il collo, proprio perché cercano di utilizzare tutti i loro muscoli per respirare il più possibile. Un altro motivo ancora è un bambino che vomita, tante tante volte e non riesce a prendere assolutamente nessun liquido per bocca.
Ancora un altro motivo che spesso spaventa i genitori sono le macchie sulla pelle. Spesso non sono gravi, però è importante valutare che macchie sono. Una cosa che è molto semplice da fare e da ricordare: passiamo un dito sopra le macchioline. Se le macchioline sulla pelle si scompaiono, comunque schiariscono quando noi le comprimiamo, possiamo stare tranquilli e aspettare la visita del nostro pediatra. Se abbiamo invece delle macchioline molto rosse che non scompaiono e non schiariscono quando ci passiamo sopra il dito, dobbiamo portarlo in pronto soccorso. Motivi gravi per cui andare in pronto soccorso sono: se il bambino batte la testa, ha necessità di avere una visita nel giro delle prime 6 ore dal trauma. Hado kamlin ma'lumat qayma bzaf 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 li ghadi tkhallina na'rfu kifash nta'amlu ma'a wlidatna wa ala ma adun anna at-thiqa li katkun ma bin lwalidin w ma bin tabib muhimma bzaf. شكرا لورينزا على هذا الحوار اللي قدرتي ديري معنا اليوم. Grazie a voi, spero di esservi stata utile e alla prossima, speriamo.